In questo video ti spiego quali sono i componenti fondamentali di un impianto di raffrescamento radiante a pavimento o a soffitto per poterlo fare lavorare nel modo più efficace possibile. Se sei interessato ai contenuti di questo canale, ti invito ad iscriverti e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Come sai, un impianto radiante a pavimento o soffitto è costituito da uno o più collettori collegati attraverso un montante orizzontale o verticale alla pompa di calore o al gruppo frigorifero. Il collettore presenta una serie di mandati e di ritorni dove sono presenti i regolatori di portata per bilanciare i singoli circuiti e le valvole elettrotermiche che si aprono e si chiudono alimentando o chiudendo in questo modo una parte dell'impianto radiante. Ogni testina elettrotermica comanda un solo circuito nel caso di un impianto a pavimento oppure una serie di pannelli a soffitto. Chi comanda l'apertura o la chiusura del circuito è il termostato presente in ogni stanza. Per la precisione, devo posizionare il termostato o un sensore di temperatura in quei locali che vengono attivati solo nella stagione invernale, come i bagni per esempio, mentre devo installare un sensore o un regolatore combinato di temperatura e di umidità negli altri locali. Negli impianti di questo tipo, infatti, è importante controllare che, in funzione della temperatura ambiente e dell'umidità relativa, non si formi condensa sui pavimenti o sul soffitto. Possiamo aiutarci in questi ragionamenti utilizzando il diagramma psicrometrico e cercherò di essere più semplice possibile nella sua descrizione. Questo diagramma ci consente di capire che percorso fanno i processi di trasformazione dell'aria. È importante capire questo diagramma perché ci fa comprendere cosa succede alle varie combinazioni di temperatura ed umidità. Iniziamo a vedere come si legge, con riferimento a quello che serve esclusivamente al nostro caso. Qui sulla scisse, la linea orizzontale, abbiamo la temperatura ambiente. Su queste linee curve leggiamo l'umidità relativa, per esempio 50% e 40%, ma poi ci sono tutte le altre curve con i relativi valori. Questo punto, per esempio, identifica una temperatura ambiente di 25 gradi con una umidità relativa del 50%. Se ci spostiamo su una linea parallela all'asse delle scisse, incontriamo la curva di saturazione dell'umidità, quindi umidità relativa al 100%, e questo significa avere formazioni di condensa. Se scendiamo, identifichiamo la temperatura chiamata di rugiada, circa 14 gradi. Quindi, per le condizioni di temperatura o umidità ipotizzate, qualsiasi superficie che raggiunge circa i 14 gradi presenterà la formazione di rugiada e di condensa. Facciamo un altro esempio. Se abbiamo un'umidità relativa ambiente più alta, per esempio pari al 70%, la temperatura di rugiada si alza a 19 gradi e quindi significa che si formerà condensa su superfici con temperatura più elevate rispetto al caso precedente. Fatta questa premessa, torniamo al nostro impianto radiante. Per evitare la formazione di condensa, dobbiamo assolutamente controllare la temperatura di rugiada, altrimenti scivoleremo sul pavimento oppure pioverà dal soffitto. Il modo più semplice per evitare la formazione di condensa è alimentare gli impianti radianti con una temperatura non troppo bassa. In questo modo, come qualcuno afferma in rete, è possibile evitare il deumidificatore. Però questa non è la scelta più corretta e ti spiego perché. Un impianto di raffrescamento radiante a pavimento ha una resa media di circa 40 watt al metro quadrato, con temperatura ambiente di 26 gradi e con temperatura di mandata e di ritorno dell'acqua rispettivamente di 16 e 19 gradi, e considerando un rivestimento in ceramica. Mentre per l'impianto soffitto le potenze sono circa 71 watt al metro quadrato, con temperature di mandata e di ritorno dell'acqua rispettivamente di 17 e 20 gradi. Per capirci ancora di più, con l'impianto a pavimento in una stanza di 15 metri quadrati la potenza resa è pari a 600 watt e quindi non molto, direi. La situazione migliora con l'impianto a soffitto, con una potenza resa di 1065 watt. Questo significa che aumentare la temperatura dell'acqua dell'impianto per evitare la condensa significa ridurre la potenza dell'impianto anche del 20 e fino al 40%. Quindi l'impianto che consente di sfruttare al massimo la potenza radiante deve necessariamente comprendere il deumidificatore ed un sistema di termoregolazione adeguato, oltre alla valvola miscelatrice sul circuito di mandata della pompa di calore. Se torniamo all'esempio precedente, che con un'umidità relativa che è salita al 70% perché per esempio sono aumentate il numero di persone nel locale, la termoregolazione procede nel seguente modo. Tramite la sonda di temperatura umidità posizionata in quello specifico locale, la centralina capisce che è necessario attivare alla massima potenza il deumidificatore. Qualora, dopo un tempo prestabilito dalla termoregolazione, l'umidità non è ancora scesa, può agire in due modi: intercettare i circuiti della stanza e quindi formalmente spegnere l'impianto in quella stanza, o nel caso invece più comune e più efficace, attivare
attiva la valvola miscelatrice in modo da aumentare la temperatura di mandata all'impianto pur penalizzando le rese in tutti il resto dei locali. Non appena l'umidità torna ad essere sotto controllo, la regolazione riporta in posizione tutta aperta la valvola miscelatrice, il deumidificatore se necessario resta attivo oppure si spegne. Quindi, come avete capito, se utilizzate un impianto di raffrescamento a pavimento a soffitto e volete sfruttare al massimo la potenzialità, dovete necessariamente completare l'impianto, come vi ho spiegato, e non ci sono scorciatoie. Cosa ne pensi? Scrivimi nei commenti. Siamo arrivati alla fine, spero che il video ti sia piaciuto. Ti invito ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Un caro saluto.